Allora Stefano, intanto partiamo da questa immagine. Un punto zero è la stessa cosa. Sì, un punto zero era la stessa cosa, perché se pareggiavamo dovevamo fare sempre poi le tre vittorie e sperare sempre che in un pareggio dell'Inter, allora si arriva tutte e due a 80 punti e noi negli scontri diretti siamo messi meglio, tutto qua. Prima eravamo padroni del nostro destino, adesso non lo siamo più. Abbiamo sentito proprio pochi minuti fa, tre o quattro minuti fa, Rossella Sensi, il presidente davvero insomma pungente nei confronti dell'arbitraggio, e lei in genere insomma sempre ricca di fair play nel post partita. Lei come valuta l'arbitraggio? No, ma tanto come lo valuto io non conta nulla, l'ho sempre detto, come lo valuta Collina, quella è la cosa più giusta. Noi lo possiamo valutare bene o male, sotto pressione, delusi, tutte queste cose qua. Collina è freddo e vedrà lui se c'erano gli estremi per qualche rigore, se è tutto filato liscio, insomma. Sembrata una mazzata fortissima anche sugli sguardi, sugli occhi dei giocatori. Abbiamo visto le lacrime di Mexès, i giocatori piegati per terra a fine partita. Verdetto è pesante. Io le chiedo se il finale di questo campionato però è ancora da scrivere. Ma noi intanto dobbiamo adesso andare a Parma e fare la nostra partita, come se non fosse successo niente. Abbiamo lottato un campionato e continueremo a lottare. Io credo che abbiamo fatto il miglior primo tempo da quando io sto qua e siamo stati pagati poco. Un gol è stato troppo poco, peccato, ma questo è il calcio. Stefano. Claudio, ciao. Io volevo farti i complimenti perché l'ho fatto durante la partita, lo rifaccio adesso, perché si discuterà molto, no, sulle tue scelte. Però io credo che nel momento che tu hai spostato il baricentro in avanti con l'ingresso di Toni e poi con le altre due sostituzioni, hai determinato proprio, hai risolto la difficoltà che la Samp ti aveva messo un po' indietro, no? E hai tentato di vincere la partita e secondo me hai fatto benissimo. Certo, poi c'è stato più spazio per il contropiede della Samp, però a mio avviso hai fatto molto bene a fare quello. Ma tanto, appunto, come dicevo, un punto, zero punti a noi ci paga lo stesso. Non è che con un punto eravamo contenti, avevamo mantenuto l'imbattibilità, e non è che ti portava a qualcosa di più. Avevo fatto i conti, per cui o c'era sempre da vincere o se pareggiavi non ti serviva, era lo stesso di avere zero punti. Per cui a quel punto si tenta il tutto per tutto, mettendo una punta in più, cercando di avere anche l'aggiramento sulle fasce con qualche buon cross. Purtroppo sono stati messi lì, però non abbiamo trovato il varco giusto, peccato. Buonasera, mister Vincenzo Montella. Ciao Vincenzo. Buonasera. Senta, come diceva lei, nel primo tempo è stato un primo tempo straordinario da parte della Roma, forse è mancata un po' di concretezza sotto porta per poterla chiudere, però nel secondo tempo è mancata un po' la gestione, secondo me, della palla, così come è successo nel primo tempo, dettando bene i tempi di gioco, capendo anche il ritmo della partita. Secondo lei come mai questo nel secondo tempo è successo? Per l'eccessiva come dire, intensità della Samp, che nel secondo tempo è stato molto no più. Forse non siamo riusciti a restare compatti, era prevedibile, no? Che a quel punto, e l'avevo detto ai ragazzi, adesso la Samp si riverserà in avanti, dico, cerchiamo di gestirla bene, occhio ai cambi di campo perché proveranno a fare i cambi di campo. Però ecco, non eravamo così compatti, uniti come eravamo nella prima parte della gara. La Samp ne ha approfittato con quella giocata Cassano-Pazzini. Ranieri, fatti salvi i vostri 9 punti che voi ovviamente cercherete di fare. Guardando il calendario dell'Inter, dove l'Inter può perdere i 2 punti che a voi servono? Ma non lo so, non mi metto io a vedere in casa degli altri. Io so che noi dobbiamo cercare di fare il massimo e poi staremo a vedere. Adesso, come ho detto prima, non siamo più arbitri del nostro destino. Ci sta, dispiace tantissimo perché davanti al nostro pubblico meraviglioso sapevamo che era uno scoglio difficile, avevamo fatto un buon 50%, però non ce l'abbiamo fatta a portarla in porto. Claudio, però la Lazio ha fatto un gran primo tempo contro di voi, oggi ha vinto a Genova e domenica potrebbe darvi una gioia.
Sì, vabbè, noi contiamo su queste ultime tre partite, intanto pensiamo a vincerle noi, perché non è che andare a Parma e loro sono tranquilli, vogliono giocare bene e sia facile, poi viene il Cagliari e poi andiamo a Chievo. Per cui io l'ho sempre detto ai ragazzi, al pubblico, a tutti quanti, lo scudetto per noi si deciderà all'ultimo secondo a Chievo, e noi ci dobbiamo essere determinati, volitivi, così come abbiamo fatto per quante sono state, 24 giornate. Dobbiamo continuare, siamo caduti e dobbiamo rialzarci al più presto. Claudio, ma ha contato giocare queste due partite da primi in classifica? No, questa partita e quella con la Lazio, no, giusto? Da primi no, in classifica? No, io credo no. Il derby con la Lazio, eravamo nervosi il primo tempo e non abbiamo giocato, per cui la Lazio è stata padrona del campo. Oggi avete visto la squadra come si è espressa subito, un ottimo primo tempo, per cui non era nervosa per il fatto di essere in testa alla classifica. Ci sta che fai un ottimo primo tempo e poi dopo non riesci a ritrovare il bandolo della matassa, è un peccato, ma questo è il calcio. La Samp è una buona squadra, compatta, tutti ottimi soldati agli ordini del Neri e davanti hanno quei due fenomeni, per cui bravo e complimenti. L'avevo detto, sono le due sorprese del campionato, perché nessuno immaginava la Roma in testa al campionato e la Sampdoria nella Champions League. Ah, Claudio, questo è sicuro, avete fatto un campionato straordinario fino adesso, ricordiamo come ha iniziato la Roma, certo lottare per vincere lo scudetto era impensabile, però eravate primi in classifica, quindi insomma un po' di delusione sì, ma grande annata comunque, diciamo. Sì appunto, e poi dobbiamo concluderla bene, e poi quello che sarà, insomma dobbiamo avere la coscienza a posto, senza rimpianti. Noi abbiamo fatto il massimo in ogni partita, se oggi così come la Dea bendata nel derby è stata dalla nostra parte, forse stasera non lo è stata, ma insomma va bene, dai, non adesso non stiamo qui a piangerci addosso, ci sono tre partite e vogliamo uscirne fuori alla grande. Non è giusto fare il bilancio adesso perché mancano tre partite, però si può dire che la sua sia, a prescindere, la sua stagione più straordinaria, per come è andata, per le soddisfazioni, per le scelte che ha fatto, per la rincorsa incredibile con una squadra attrezzata come l'Inter. Cosa ne pensa? Ma non lo so, io sono onesto con me stesso. Noi siamo qua perché l'Inter ha perso qualche punto di troppo in campionato, onestamente, perché l'Inter è un'armata bellissima da vedere, compatta, difficile da superare, e ce l'ha fatto vedere anche contro il Barcellona, per cui complimenti a loro, però anche complimenti alla Roma per quello che sta facendo. Le chiedo un'ultima cosa: se domenica vincete a Parma, per una volta sarà l'Inter ad avere la pressione addosso, la pressione che avete sentito voi forse questa sera, può essere un vantaggio? Potete scavalcare nuovamente l'Inter vincendo a Parma e poi l'Inter se la dovrà giocare. E intanto vinciamo a Parma. Grazie, ciao Claudio, buonasera. Grazie. Ciao. Buonasera.